Buondì, buon mercoledì a tutti. Sono le 6 di mattina e niente, partiamo a montare il video. Fa proprio freddo. Nonno, questo è brutto, vedi la Ah, il mio è ventola. bello. Com'è? Buono. Mi apre d'oca. È buonissimo, Anna. Mi sono svegliata male questa mattina. Qua. Ci vediamo dopo. Ho ripreso la bicicletta e adesso sto andando a lavoro. Allora, sono appena arrivato in ufficio. La mattina è iniziata meravigliosamente con il porridge dell'Anna e con il mio telefono che è esploso. Quindi dovrò usare il mio telefono aziendale. Speriamo vada tutto bene. Questo telefono ce l'ho da quasi 5 anni e niente, ha deciso di rompersi proprio oggi che ne avevo più bisogno. Hai già fatto tutto quello che dovevi fare? Hai un premio, va bene? Vai fuori dalla bicicletta, c'è un pacchettino. Tanto male. Mordila. Quindi adesso, dopo questa mattina super improduttiva, andiamo a casa a mangiare. Poi, oltre al cellulare rotto, ho anche la macchina rotta che devo portare dal meccanico. E oltre alla macchina rotta, ho anche la bici rotta. Vorrei fare una riflessione sull'autunno. L'autunno è una bellissima stagione, è una delle mie quattro stagioni preferite, solo però quando non piove. Perché quando non piove è bella colorata. Ciao Bruno. Oggi di buono ho la pasta al forno. Mangio di fretta e poi dopo torniamo subito al lavoro. Ora ci sarà da mettere questa dentro quella. Quindi adesso portiamo la macchina dal meccanico, poi dopo in bici andiamo al lavoro. Un orario di merendina. Oggi lo chef propone noci e parmigiano. Per te, Luca! Dai! Non sei a dieta! Sei perfetto così come sei! Niente, mangerò io. Ah, niente, lo mangerò io. Mamma mia, com'è buono. Ma no, bevi adesso il caffè? Ma solo il 5 te l'ho fatto alle 4. Così. Una cosa pazzesca. Boh, finito. Vado a prendere la macchinina e niente, inizia a fare freschino. Comunque, bici e macchina 1-0 per la bici, sempre. Proviamo a vedere. Vec, mamma mia, ciao ragazzi, ciao. Ci vediamo a Daytona. Allora, il problema era la bobina di Tesla. Porco cane, mi stava cadendo la bici. Wow, ci è mancato poco. Ti è andata bene? Boh. Ciao Brunino. Allora, sono le 7:30 e voglio dedicare una mezz'oretta per la lettura. Dopo mi lavo e ho una cena con un amico alle ore 8:30. Riguardo il libro vorrei fare una piccola considerazione. Una volta Apple era nata per essere anticonvenzionale. Perché adesso non comprare Apple mi sembra la scelta più anticonvenzionale? Adesso tutti ce l'hanno. E per differenziarsi bisogna andare contro il loro concetto originale. Sbaglio? Allora, come non detto, sono di fretta. Oddio. Mamma, la doccia la farò dopo. Ciao. Quanto spacca questa canzone qua? Basta che sennò mi prendono i diritti. Ah! Pensavo di essere in ritardo io, ma era in ritardo lui. Adesso lo vado a prendere in palestra. Marco, lo sto guardando. Ti ho sempre seguito, guarda. Ah! Ma no. Ben arrivato. Devo fare un video al giorno per una settimana. Ho visto che hai lanciato quella sfida lì. Hai anche detto di sì. No, allora, perché dobbiamo dirlo? Tipo, Steve. È un Sì. amante del vegano, non è vegano, ma gli piace molto. Anche il E questa vegetariano. è anche il vegetariano. E questa sera mi doveva far da mangiare vegano per convincermi che è buono. Sappiamo entrambi che No, non cerchiamo di è. convincere. Io so che è buono. Beh. Dove vai? Prendo le sigarette.
Cosa fai? Mangi vegano e fumi le sigarette? È come quelli che vanno in palestra ma prendono l'ascensore per arrivarci. Il riassunto della storia è che Stefano mi ha dato buca. Sono 3 settimane che mi dà buca. 3 settimane perché l'ultima volta che ti ho detto che cucinavo vegano, no, tu non ti sei presentato. Beh, la prima mi sono spaventato. Cioè, bisteccheria. Cioè, la soluzione del vegano è la bisteccheria. Vabbè. Alla salute. Quanto comunque... A te. Bravo. Ciao Ste. Ciao. Un piacere. Anche per me. Ci vediamo il 2 dicembre. Ciao. Buon Natale. A te. Vai che compare nel buio. Hai cambiato il telefono? Sì, Anna, si è rotto. Ah, non te l'ho detto, mi si è rotto il telefono. Ma davvero? Sì, mi è esploso. Ma perché mi hai visto al mattino? Infatti si è rotto poco dopo. Anna. Mezz'oretta per leggere, per ci sei tu. Che bello, è un po' che non c'erano i video. È vero, domani mattina sei in un altro video. Non mi parlare al mattino. E cosa faccio? Mimi? Mi devi fare così. E non parliamo. Ok. Allora, adesso devo rimettere a posto la camera. Allora, come vedete dalla mia faccia, inizio ad essere provato. Ci sarà da mettere a posto la camera e poi devo fare la doccia. Ed è già l'una passata. Boh, fatto. Adesso doccia. Ovviamente dentini e ora nannina. Allora, voglio precisare che il giovedì è il giorno di riposo, quindi sono le 2 passate e ora vado a letto. Buonanotte a tutti, ragazzi.